il dialogo con l'ecologo Riccardo Santolini e l'evoluzionista Francesco Cavalli Sforza affronta temi cruciali quali l'impronta dell'uomo sulla Terra e l'evoluzione del rapporto con l'ambiente e gli ecosistemi. Si discute di singole azioni rispetto a strategie più ampie, di consapevolezza collettiva, di competenze tecniche nei processi decisionali e politici. Le drammatiche vicende della pandemia hanno reso evidente che il nostro percorso di specie si affianca ad altre, altrettanto costitutive della vita terrestre. Le scelte che riguardano città e territori si innestano dunque in catene lunghe e complesse, che vogliamo comprendere e ripensare criticamente, inquadrandole in una prospettiva allargata e aprendoci alle conoscenze dell'ecologia e dell'evoluzione umana. Inizierei quindi con una domanda per appunto Riccardo Santolini relativa al rapporto dell'uomo con gli ecosistemi. L'ecosistema terrestre si caratterizza per equilibri fra gli organismi viventi e l'ambiente fisico, tra ecosistemi naturali ed ecosistemi che possono invece avere anche una forte componente antropica. Le chiediamo in una lettura ecologica quali sono i contorni di questo rapporto ed eventualmente anche le differenze rispetto al comportamento dell'uomo e i comportamenti di altre specie nel rapporto con l'ambiente. Quindi sia questa prima domanda che la successiva per Francesco Cavalli Sforza ci permettono di iniziare ad osservare l'uomo anche in comparazione con quelle che sono le altre specie o appunto nel tempo lungo della sua evoluzione. Sì, è importante capire in particolare il funzionamento di un ecosistema. È importante capirlo anche perché capendo questi aspetti si può acquisire quelle opportunità di gestione nell'ambito urbano delle componenti per poter sviluppare quegli equilibri che mai come in questo momento sono necessari. Un ecosistema naturale, che cosa, come funziona? Di fatto abbiamo un ambiente cosiddetto esterno, no? Da cui entra energia materiale e il nostro ecosistema elabora questi elementi e li restituisce all'ecosistema vicino che prende questa energia, prende questa materia e a sua volta la rielabora. E questo come un grande puzzle, no? Dove ogni tessera, ogni elemento è un motore che acquisisce energia, la elabora e la restituisce. Da questo punto di vista diventa importante capire come il ruolo dell'ecosistema urbano debba in qualche modo recuperare questa fisionomia metabolica. Perché fino ad ora Odum nelle aree urbane le chiama energivore, perché di fatto che cosa succede? Prendono energia e la restituiscono però in un modo che non può essere utilizzata dagli ecosistemi. Io con una battuta dico sempre, andreste a bere l'acqua, i miei studenti, andreste a bere l'acqua prima di una città, in un fiume che attraversa una città, prima o dopo aver attraversato la città? Ovviamente gli studenti capiscono subito che dicono prima della città, proprio perché il tema della restituzione dei materiali, dell'energia, non è mai stato preso in considerazione come invece deve essere preso in considerazione in questo momento, quando si parla appunto di green city, quando si parla di economia circolare e sempre di più si parla di neutralità, ad esempio, climatica. Cioè il metabolismo urbano
diventa uno degli elementi chiave perché l'acqua che noi utilizziamo debba venire restituita della stessa qualità con cui noi la prendiamo. E il riciclo del materiale è un tema che è importante per restituire e gestire energia. Quindi, da un certo punto di vista, noi dobbiamo cambiare il paradigma energetico, noi dobbiamo cambiare il paradigma con cui abbiamo gestito gli ambiti urbani. Sempre di più il tema energia, il tema metabolismo, deve essere un elemento chiave che ci permette di risparmiare energia, ci permette di inquinare di meno, ci permette anche e il Covid l'ha dimostrato, di gestire spazi e servizi in maniera più funzionale, energeticamente più favorevoli, in modo tale che si possa bere l'acqua anche dopo che ha attraversato la città, in senso metaforico ovviamente, ma che possa essere efficace e funzionale da un punto di vista poi del ruolo che le città devono avere all'interno del sistema ambientale naturale, se dobbiamo parlare di una transizione ecologica vera e non solo così, solo di facciata. Grazie. Grazie Riccardo, e poi nelle successive domande entreremo anche nello specifico di alcuni dei temi che già sta sollevando. E mi sposto ora ad una domanda per Francesco Cavalli Sforza, per provare appunto ad osservare questo rapporto dell'uomo con l'ambiente, ma anche diciamo l'uomo con la città, dicevamo in un tempo lungo che non sia il tempo dell'oggi, né quello per esempio che la progettualità colloca su una dimensione che è una dimensione invece di tempo medio. Quindi a Cavalli Sforza vorremmo appunto chiedere, nella storia lunga degli insediamenti umani e anche dell'evoluzione dell'uomo, in quali momenti è cambiato profondamente questo rapporto fra l'uomo e l'ambiente? Quindi se ci sono stati dei momenti in cui vi è stato un cambiamento profondo di questa relazione e in quale fase ci troviamo ora. Alcuni elementi talvolta appunto fanno parte anche della comunicazione, delle informazioni che vengono trasmesse, ma ci sembra importante avere appunto uno sguardo lungo rispetto a questa evoluzione e a questi cambiamenti. Ottima domanda, perché quando vogliamo comprendere un fenomeno spesso conviene cominciare studiandone la storia, che ci rende conto del perché, come è successo quello che è successo. La città è un'innovazione molto molto recente nella storia umana. Potrei dire che la città è figlia dell'agricoltura, è figlia della transizione all'agricoltura. Il passaggio dalla caccia e raccolta all'agricoltura è stato il cambiamento più importante avvenuto nella nostra storia evolutiva. Ed è un cambiamento recente perché il genere umano è in giro da 2 milioni e mezzo di anni, ma l'invenzione dell'agricoltura data appena 11.000 anni fa. L'aspetto più caratteristico di noi uomini rispetto ad altre specie animali sta proprio nelle capacità che abbiamo sviluppato di intervenire sull'ambiente che abbiamo intorno. Tanti animali, tantissimi animali costruiscono ambienti artificiali. Ci sono, non so, i cosiddetti topi del deserto, che non sono poi dei topi ma dei roditori, costruiscono città sotterranee con milioni di individui, e così basta guardare a quello che costruiscono le api o le termiti. Tantissimi animali modificano l'ambiente e creano anche ambienti artificiali. Però l'uomo, da questo punto di vista, è il più incisivo di tutti. Ed è stato così fin dal principio della nostra storia, fin da quando abbiamo cominciato a sgrezzare le pietre per farne degli strumenti, fin da quando abbiamo imparato a controllare il fuoco,
e tutte le invenzioni successive. Però la transizione da raccogliere quello che la natura offre spontaneamente a quello che noi stessi facciamo produrre alla natura, cioè la transizione dalla caccia e raccolta all'agricoltura, è avvenuta solo intorno agli 11.000 anni fa, a seguito di una serie di fattori ecologici, probabilmente a seguito del fatto che con la fine della glaciazione i gruppi umani hanno cominciato a riprodursi abbondantemente. Nel giro di pochi secoli hanno fatto fuori le risorse disponibili nell'ambiente e al tempo stesso l'ambiente è cambiato a un certo punto è nata questa idea di procurarsi il cibo da soli anziché raccogliere quello che l'ambiente offriva. E questo ha trasformato la storia umana, prima di tutto perché l'agricoltura ha reso possibile un aumento numerico senza precedenti. Le comunità di cacciatori-raccoglitori hanno sempre mantenuto un equilibrio demografico rigoroso, perché sapevano di non poter crescere di numero al di là di quello che era disponibile nell'ambiente di vita. Ai tempi della caccia e raccolta, mediamente ci volevano 10 chilometri quadrati per nutrire un individuo. E in un posto come la Lombardia ci saranno state forse 3.000 persone, non di più nei momenti migliori. Con l'agricoltura, invece, diventa possibile produrre quantità di cibo molto superiori a quelle strettamente necessarie, per cui avere dei figli diventa un grande vantaggio. Ci sono più braccia per lavorare la terra, al momento c'è. All'inizio c'è tutto il mondo davanti, le comunità agricole crescono di numero molto rapidamente, compaiono i primi villaggi, compaiono le prime città. Le prime città compaiono circa 8.000 anni fa. All'inizio hanno poche migliaia di persone, ma già 50.000 anni fa troviamo città con 50, 5.000 anni fa, scusate, troviamo città con 50.000 persone. In Mesopotamia. La creazione delle città diventa necessaria proprio per la grande eccedenza fornita dal lavoro della terra, che rende possibile la nascita di una quantità di professioni differenziate. All'inizio ognuno è agricoltore, coltiva il suo pezzetto di terra, allieva i suoi animali. Diventa necessario rifornire grandi gruppi umani e la crescita lo sviluppo del territorio determina direttamente lo sviluppo di queste grandi concentrazioni umane che sono le città. È una transizione che non è sempre felice, nel senso che la civiltà urbana porta dei vantaggi. Giustamente nella specializzazione, nella distribuzione nei trasporti, nella distribuzione del cibo a distanza, nell'organizzazione del lavoro, però porta anche una quantità di problemi legati alla salute e all'igiene per via della qualità del cibo, portato spesso su lunghe distanze, in mancanza di mezzi di conservazione adeguati. Per via delle concentrazioni umane che favoriscono la diffusione di malattie infettive, per via dei rifiuti che le città hanno problemi a smaltire mano a mano che la popolazione cresce, e anche per via del fatto che diminuisce molto la varietà del cibo. Ai tempi della caccia e raccolta gli uomini mangiavano praticamente di tutto. Nelle prime città, nei millenni dell'agricoltura, via via si riduce la varietà del cibo disponibile e questo crea problemi nutrizionali importanti. Sta di fatto che vediamo l'attesa di vita diminuire da quei che nel Neolitico, cioè nel Paleolitico, scusate, ancora ai tempi della caccia e raccolta c'è un'attesa di vita vicina ai 40 anni alla nascita.
con l'età di vita diminuisce verso i 20 anni, e così resterà a lungo. Nel corso del tempo, poi gli insediamenti urbani si ridefiniscono in funzione delle condizioni non solo ecologiche, ma via via geopolitiche, perché con l'aumentare, il continuo aumento degli insediamenti umani, per darvi l'idea, 10.000 anni aumentiamo di 1.000 volte, passiamo da qualche milione di individui ai tempi in cui ha inizio l'agricoltura fino a qualche miliardo di siamo quelli che siamo oggi. Per cui anche gli insediamenti urbani si ridefiniscono in funzione di questa situazione che continua a cambiare. Noi lo vediamo chiaramente qui in Italia nell'alternanza tra pianura e collina, e i tempi del dominio romano. Gli insediamenti che sono in collina nell'età del bronzo scendono a fondovalle e scendono in pianura con l'impero romano che stabilisce una zona relativamente pacifica in buona parte del continente. Mentre poi con il Medioevo gli insediamenti ritornano ad occupare la cima della collina, posizioni più facilmente difendibili. Lo stesso cominciano ad affermarsi con il Medioevo, in particolare alcuni grandissimi centri urbani come Roma, Londra, Parigi, con centinaia di migliaia di abitanti. Nell'antichità solo una città come Roma era giunta a superare il milione di abitanti. E queste grandi città diventano il centro propulsore della civiltà. Lo scambio con il territorio è quello che rimane essenziale per la vita e la sopravvivenza della città. La concentrazione progressiva degli insediamenti urbani determina un potere importante su tutto il territorio circostante. Se noi guardiamo la città di Firenze fra l'anno 1000 e il 1400, per dire, vediamo come nell'arco di 400 anni assorba un immenso territorio circostante, i cui prodotti affluiscono alla città e dalla città ritornano al territorio, nel caso di Firenze vengono smistati a tutta Europa praticamente. Nel Medioevo si diceva l'aria di città rende liberi, perché la grande varietà di attività possibili in una città fa sì che una sfugga a quella società molto gerarchica, molto divisa in caste che caratterizza l'intero Medioevo. Ora, l'area di città rende liberi è una cosa che ha continuato ad essere pensata anche nei secoli successivi, perché ancora oggi, per dire, in Africa le persone affluiscono alle città, non solo in Africa, ma anche in Cina, anche in India, un po' in tutto il mondo, affluiscono alla città per avere più opportunità di quelle che trovano sul territorio. Secondo le Nazioni Unite, per il 2030 il 70% della popolazione umana abiterà ed è nelle città che si ridefinisce il contratto sociale e si ridefiniscono le forme della convivenza umana. Tutte le rivoluzioni moderne, almeno qui in Occidente, sono partite dalle città, che forse la rivoluzione francese o la rivoluzione russa, rivoluzioni del 1800, tutto è sempre partito dalla città, in qualche modo è diventata come il cervello dell'umanità, in un certo senso. No, assolutamente è uno spaccato di storia importantissima. Io dico anche da questo punto di vista, da un punto di vista evolutivo, siamo una specie in prova.
Perché se appunto guardiamo il tempo in cui siamo sulla Terra, come diceva prima Francesco, sono circa 2 milioni e mezzo di anni, mentre invece ci sono altre forme di vita, la gran parte di altre forme di vita che hanno milioni di anni di vita e di adattamento sulla Terra. Facevo una lezione qualche tempo fa di ornitologia e il nostro amico Archaeopteryx, l'anello di congiunzione tra rettili e uccelli, è comparso 150 milioni di anni fa circa. I primi uccelli veramente cosiddetti sono dei 90 milioni di anni fa, per cui capite bene come noi siamo tutto quello che è avvenuto in un battito veramente di ciglia. E quindi questo aspetto è da una parte affascinante, dall'altra parte dovremmo prenderne consapevolezza, perché l'azione che ha sviluppato l'uomo in quanto trasformatore dei sistemi e quindi delle funzioni ecosistemiche, ha determinato poi il periodo in cui stiamo vivendo, cioè l'antropocene, no? Quindi l'impronta forte che l'uomo ha determinato soprattutto riguardo ai tempi con cui questa trasformazione è avvenuta in meno di un battito di ciglia. Quindi le capacità di adattamento dei sistemi, insomma, sono hanno avuto veramente poco tempo, anzi assolutamente tempo per potersi adattare. E quindi c'è questo grande contrasto tra la forte evoluzione determinata dalla storia dell'uomo e dall'altra parte a un tempo diverso che hanno i sistemi naturali di sviluppare la propria vita. Quindi uno degli aspetti chiave da questo punto di vista è recuperare quegli equilibri, come si diceva prima. Dobbiamo recuperare quegli equilibri in modo tale come È come se dovessimo usare una frizione per fare in modo che gli ingranaggi possano interagire fra di loro e fare andare avanti il meccanismo evolutivo. Tant'è che stiamo correndo dietro a questo tipo di cose. Dicevamo prima della città e di come la città debba essere fortemente recuperata da questo punto di vista. Dobbiamo recuperare l'acqua, dobbiamo recuperare delle risorse per non. Pensate solo alle acque reflue di depurazione. Pensate solo a questo tema che è fondamentale. Noi utilizziamo acqua dolce. Sulla Terra abbiamo il 2% di acqua dolce. Queste grandi superfici urbane devono gestiscono una grandissima quantità di acqua reflua che inevitabilmente va persa con qualità più o meno buona, ma dovrebbe essere recuperata, dovrebbe essere riadattata ai diversi usi. Se voi pensate all'acqua che usiamo in casa, utilizziamo una grandissima quantità di acqua potabile, non per uso potabile. E quindi questo è un dispendio energetico non da poco. In bagno noi utilizziamo nei nostri sciacquoni 10 litri, 8 litri, 5 litri di acqua tutte le volte che andiamo in bagno. E quella è acqua potabile. Quindi il concetto di rigenerazione, il concetto di recuperare un metabolismo che possa essere
efficace ed efficiente ed equilibrato con gli ecosistemi che ci stanno intorno diventa estremamente importante in un momento come questo, che in cui non abbiamo più tempo per pensare troppo a cosa fare e come farlo. Noi dobbiamo agire, abbiamo la tecnologia per farlo, abbiamo le conoscenze per farlo e quindi dobbiamo necessariamente riuscire a sviluppare queste azioni che ci possano portare ad un equilibrio e a dei cambi di paradigmi che sono importanti, anche perché adesso vorrei sottolineare un aspetto che credo molto importante: dobbiamo recuperare una gestione pubblica delle, come posso dire, dei beni pubblici. La sanità è un bene collettivo. Alcune risorse come l'acqua sono un bene collettivo. Noi, la ricerca è un bene collettivo, la scuola è un bene collettivo. Queste non possiamo delegarle e dobbiamo fare in modo che queste creino quelle conoscenze, quella consapevolezza di base che poi può portare a sviluppare delle azioni che sempre più importanti da un punto di vista del riequilibrio dei sistemi ambientali. E una delle grandi scommesse sarà nelle grandi metropoli, come diceva Francesco prima, e in Italia, che forse risente di meno di questo tipo di urbanizzazione, perché pensate solo che nella parte più larga della penisola, la parte più larga della penisola sono 250 chilometri, quindi se pensiamo 250 chilometri in Africa o in Asia, sono niente, no? Ma abbiamo una grandissima diversità, abbiamo una grandissima ricchezza che è la nostra diversità, e questo è il nostro patrimonio, che in un territorio che è urbanizzato, ma fino a un certo punto dobbiamo mantenere questi equilibri, perché sennò perdiamo quella risorsa fondamentale, quel capitale naturale critico, perché è quello che ci rifornisce di risorse fondamentali di interesse pubblico, come l'acqua ad esempio, che di cui abbiamo estrema necessità. Quindi proprio l'Italia potrebbe essere veramente un territorio in cui sperimentare la sostenibilità forte e vera di rapporto tra l'uomo e la natura e l'ambiente naturale, in particolare tra città e ambiente capitale naturale, aree rurali e via dicendo. È giustissimo il discorso del metabolismo e dei tempi rapidi di cambiamento a cui è difficile adattarsi, e lo è per gli ecosistemi naturali come lo è per quegli ecosistemi artificiali che sono ad esempio le città. Anche le città hanno il loro metabolismo. La questione ad esempio dello smaltimento dei rifiuti è sempre stata centrale nella storia. Se pensiamo che ai tempi della caccia e raccolta si ritiene che nel giro di massimo magari una quindicina d'anni
gli uomini dovessero abbandonare i loro insediamenti semplicemente perché erano troppo inquinati dai loro stessi rifiuti, per cui la condizione dei contagi, delle malattie infettive diventava una cosa intollerabile e si spostavano da un'altra parte, anche dopo molto meno di 15 anni. Così, quando nascono le città, le grandi concentrazioni di decine di migliaia di persone creano un terribile problema di smaltimento dei rifiuti. Tant'è vero che 4.000 anni fa cominciano a sorgere i primi sistemi di fognature nell'area del Pakistan, nell'area della civiltà di Harappa. Ora, come ogni ecosistema ha un suo metabolismo, lo stesso vale per noi esseri umani. Ciascun individuo, ciascuno di noi ha un suo metabolismo che è quello che gli consente di mantenersi in vita. E anche per noi i cambiamenti, in un certo senso, sono stati troppo veloci, i cambiamenti portati dalle nostre innovazioni tecnologiche che hanno creato queste grandi concentrazioni umane che sono le città. Io vi faccio appena due piccoli esempi per dare l'idea. Il fatto che oggi molti soffrano di problemi alla cervicale, di problemi con la schiena, di problemi di torcicolli, è una cosa che ci ricorda il fatto che noi sugli alberi per più di 30 milioni di anni, il tempo che abbiamo passato sulle seggiole sono poco più di 2000 anni. Neanche in buona parte del mondo, in effetti, non le usano ancora neanche oggi. E l'evoluzione ha adattato alla vita arboricola. Le seggiole e i tavoli sono un'invenzione tutta umana. Lo stesso problema si sta riproponendo oggi, che si comincia a viaggiare nello spazio. L'organismo umano si è evoluto per la vita sulla Terra, non per la vita di gravità. E infatti vediamo che uno dei grandi problemi che colpiscono gli astronauti è l'osteoporosi, perché la forza di gravità che c'è sulla Terra tiene incollate insieme le molecole che formano le nostre ossa. Nello spazio questa forza di coesione viene a mancare, per cui viaggiando nello spazio si rischia letteralmente che il nostro organismo si disfi dopo pochi anni. E anche questo è un esempio di come il nostro metabolismo può cambiare solo molto lentamente, come il metabolismo di un bosco o di un lago o anche di uno stagno, naturalmente. Grazie mille per l'intervista. L'obiettivo è proprio quello di un intreccio di voci. E quindi, appunto, avete richiamato la crescita della popolazione, il variare della produzione di cibo, il tema dei rifiuti. E io ritorno nuovamente alla risposta che aveva dato Riccardo poco fa, che era una risposta, diciamo, importante perché metteva in evidenza il tema dell'impatto dell'uomo sull'ambiente, con l'esempio, per esempio, dell'acqua, ma anche quelle che sono invece le prospettive di un cambio di mentalità e poi di azioni collettive e politiche per il futuro. Anche per fissare alcuni elementi, richiederei nuovamente a Riccardo se ci può sottolineare, diciamo, alcuni campi, appunto è stato fatto l'esempio dell'acqua, ma io ho in mente anche la CO2 o probabilmente anche la produzione di cibo, diciamo, in cui appunto l'impronta dell'uomo sull'ambiente non è più sostenibile o comunque dove quantità all'apparenza piccole in realtà hanno degli effetti moltiplicatori di portata importante che no, di fatto sottostimiamo e l'esempio dell'acqua mi sembra proprio in questa linea, cioè l'utilizzo di un'acqua potabile che ogni singolo abitante, cittadino fa, ma in realtà poi è una risorsa collettiva di valore inestimabile che moltiplicata diviene importante. Forse non abbiamo o gli strumenti o la sensibilità per capire appunto questi effetti moltiplicatori dell'impatto dell'uomo sull'ambiente, forse non viene, come dire, segnalato a sufficienza questa cosa. Si dà troppo per scontato.
Sì, da una parte più che si dà troppo per Sì. scontato, io credo che ci sia un problema proprio di consapevolezza. Non tutti riescono, siamo in un mondo in cui spesso la superficialità è un elemento molto diffuso. Tant'è che, come spesso potete constatare, dall'uso delle parole, pensate solo al tema della transizione ecologica. Quando io ho sentito parlare per la prima volta, non solo io, anche i miei colleghi, di transizione ecologica, noi che siamo ecologi, naturalisti, biologi, che ci occupiamo appunto del mondo della natura e del rapporto dell'uomo col mondo della natura, ci si è aperto il cuore. E poi dopo entriamo nel merito di quello che è la transizione ecologica, di quello che è il tema della resilienza e vediamo che, ad esempio, la biodiversità non è presa minimamente in considerazione, che è come, non so come dire, è come parlare di una Ferrari, no? Senza parlare di quello che è il motore. Rossa è bellissima, lo stemma è favoloso, il cavallino rampante, eccetera, però io ho bisogno di quella biodiversità, di quel rapporto tra gli elementi che sono gli ingranaggi del mio sistema che fa funzionare il tutto, pensate solo alle piante, sia in ambiente acquatico che in ambiente terrestre, sono il motore, no? Una parte del motore del sistema, pensate solo a tutta la componente, che decompone la materia organica, no? Tutti gli organismi che muoiono se rimanessero lì, no? E ci sono queste comunità di organismi che rimettono, mineralizzano la sostanza organica e rimettono tutto in circolo e fanno funzionare il sistema. Ecco, ritornando al discorso di prima, abbiamo bisogno di più consapevolezza, abbiamo bisogno, dicevo prima, di acquisire quella conoscenza e quella competenza forte che ci possa permettere di usare nel merito le parole e in modo tale che dalle parole si possa passare ai fatti, perché allora sì, riusciamo a capire che lo 0,04 di anidride carbonica è un punto limite, come se noi avessimo non so come dire, avete presente quelle vecchie tinozze con i listelli, no? Che tenute insieme dalle fasce di metallo. Ecco, questi listelli possono avere delle differenze, possono essere rotti, no? Ad altezza diversa, ma chi fa funzionare, diciamo così, chi limita, chi mantiene la capacità di quella tinozza è il listello che ha l'altezza minore, perché se io metto più acqua di lì trabocca quell'acqua. Quindi molte di questi elementi sono importantissimi e sono determinanti per mantenere quegli equilibri, la stabilità di quegli equilibri negli ecosistemi e quindi noi dobbiamo conoscere questi aspetti, perché se no entriamo in un mondo dove sconfiniamo i nostri limiti, utilizziamo le risorse senza capire fin dove ci possiamo spingere. Un altro degli aspetti importanti è che proprio pensavo prima, mentre c'era Francesco che parlava, come l'uomo si sia posto sempre nei confronti della natura con un atteggiamento di uso diretto della risorsa. Io individuo la risorsa, la prendo, la uso, no? Mai
che avesse, tranne prima dell'agricoltura, dell'uomo agricoltore, avesse una valutazione, pianificasse l'uso della risorsa, in modo tale da capire quale potevano essere le soglie di usabilità. Anche adesso che si parla appunto molto di ecologia, transizione ecologica, Green New Deal, eccetera, eccetera, si organizzano le cose in modo tale da usare le risorse naturali senza pianificarle. Pensate solo al tema dei boschi e delle foreste, dei nostri boschi e delle foreste, delle nostre foreste. Quanto sarebbe più importante ed efficace fare una valutazione della funzionalità ecosistemica, di che cosa prima fa un bosco, prima ancora di, perché un bosco che cosa fa? Trattiene i famosi servizi ecosistemici, trattiene suolo, trattiene acqua, fissa anidride carbonica, produce ossigeno, fornisce tutta una serie di altre risorse. Ecco, allora io nella mia consapevolezza di quello che fanno gli ecosistemi, io dovrei capire che cosa, come funziona il mio ecosistema in funzione ad una potenziale domanda, cioè che cosa mi serve di quelle funzioni, funzioni che possono essere anche di interesse collettivo. Pensate solo alla funzione del bosco all'interno del ciclo dell'acqua, oppure al tema del dissesto. No? Io ho la stabilità di un territorio se ho una copertura vegetale di un certo tipo. E in questo modo io so che quel territorio ha quel tipo di funzione. Gli Stati Uniti l'hanno fatto per quanto riguarda uno degli esempi più classici, possiamo dire, in ecologia riguardo alle funzioni ecologiche, è proprio l'acqua di New York, a cui viene l'acqua di New York, ha una componente che va dai 6 ai 9 milioni di dollari dati ai gestori dei fondi forestali da cui proviene quell'acqua, a cui gli si riconosce la depurazione fatta da quel sistema naturale. E quindi questo è uno degli aspetti che bisognerebbe copiare con un attimo di attenzione, perché noi tra l'altro abbiamo una grande ricchezza di aree forestali che possono essere multifunzionali, però con una premessa legata al servizio pubblico che queste aree forestali o comunque questi ecosistemi possono sviluppare, sottolineando quello che poi dice anche la Costituzione. L'articolo 41 della Costituzione dice che l'impresa privata è assolutamente da salvaguardare, eccetera, previo l'interesse pubblico di quello che senza il contrasto con l'interesse pubblico. Quindi l'interesse pubblico è prioritario nelle azioni. Quindi ritornando a quello che accennavi in precedenza, Giulia, il tema importante è quello proprio di avere la consapevolezza dei limiti e delle capacità delle nostre possibilità. Il discorso che ha appena fatto Riccardo è importantissimo. Studiando ecologia ho imparato che dal punto di vista dell'energia la Terra è un sistema aperto. L'energia ci arriva dal Sole, rimbalza in gran parte sulla superficie della Terra e quella una parte viene assorbita e passa attraverso gli esseri viventi e alla fine anche lei ritorna
nello spazio sotto forma di calore. Invece, dal punto di vista della materia, la Terra è un sistema chiuso. La materia ne arriva un po' da fuori, magari con i meteoriti, ma tutta la materia che c'è sulla Terra continua a riciclarsi all'interno del sistema pianeta. Ora, questo vuole anche dire che tutto ciò che noi produciamo, e sto pensando alle nanoparticelle, ad esempio, prodotte dalle lavorazioni industriali, sto pensando a tutti quei filamenti metallici o di cui abbonda a questo punto l'atmosfera come il suolo, tutto questo scarto che noi produciamo, noi ce lo rimangiamo tutto. Non è come lo scarto delle deiezioni umane o d'animali che viene tutto riciclato dall'ecosistema in natura, no? Tutto questo che noi produciamo è destinato a passare di nuovo attraverso di noi, e questo è un motivo in più per stare molto attenti a quello che buttiamo fuori, a quella che è la nostra spazzatura, che più è microscopica, addirittura nanoscopica, e meno noi ne siamo consapevoli. Siamo, dal punto di vista politico, direi, siamo rovinati dall'ignoranza, perché non è pensabile, voglio dire, se un politico non si rende conto dell'importanza chiave della biodiversità nel funzionamento di ogni ambiente, vuole dire che non sa niente di ecologia, e se non sa niente di ecologia non deve mettere mano a leggi su una transizione ecologica. Bisogna che si rivolga alle persone che hanno studiato queste, che hanno compreso come quella che è la dinamica delle mille componenti ambientali. Sono sfide importanti quelle che richiamate, anche questa affermazione, no? Siamo rovinati dall'ignoranza, e mi sembra pesante, cioè pesante in senso che costituisce una sfida per noi tutti, anche come collettività e anche per i nostri politici. Fammi citare una piccola cosa, scusami Giulia. Certo. C'è un piccolo saggio uscito una quindicina d'anni fa, si chiama L'età della penombra, lo hanno scritto due ecologi, mi sembra, americani. E in questo saggio loro fanno, come fosse scritto nel 2070, loro fanno la storia di quello che è successo sul pianeta tra il 1980 e il 2060. E loro scrivono come 10 anni dopo tutto quello che è successo, e raccontano dei problemi che si sono creati e di come i governi abbiano via via fatto le scelte peggiori per ovviare a questi problemi, e di come questo abbia creato una serie di disastri a catena che hanno colpito tutto il pianeta. Il saggio si chiama L'età della penombra, in ironica contrapposizione a quella che era l'età dei lumi, l'età della ragione, l'illuminismo. Questa è l'età della penombra perché, scrivono loro, oggi abbiamo tutte le informazioni che ci servono e ci rifiutiamo di guardarle e di considerarle. È una cosa importante, perché è facile che i governi possano prendere le misure più sbagliate nella convinzione di portare avanti una transizione ecologica. Adesso, senza entrare nel merito, ma è una questione davvero importante. Io chiederei come legge, come interpreta il ruolo di alcune azioni puntuali che come singoli possiamo, per esempio, portare avanti rispetto ad un rapporto anche più equilibrato verso il nostro ambiente. Nel senso, queste azioni puntuali, Riccardo, secondo te, devono essere inserite all'interno di strategie più ampie, possono essere di interesse nella misura in cui sono un'evoluzione di una consapevolezza o singola o collettiva, o hanno intrinsecamente dei limiti? Quindi ti chiedo, naturalmente partendo appunto da quelle che sono le tue conoscenze, come possiamo leggere questi approcci. Questo, voglio dire, sia legato a singolo collettività, ma io credo anche alle diverse scale della nostra impronta.
Questa è una bella domanda, è una bellissima domanda che sottolinea però per l'ennesima volta quello che dicevamo prima, cioè il tema dell'ignoranza, il tema della non consapevolezza, perché io posso, banalizzo per farmi capire, chiudere i rubinetti quando mi lavo, il rubinetto quando mi lavo i denti, no? Però se lo sciacquone, io uso sempre acqua, perché alla, acqua potabile, perché alla multi-utility che distribuisce l'acqua conviene distribuire l'acqua perché così io pago di più in bolletta, e vuol dire che abbiamo necessità di fare un salto di qualità nella consapevolezza, appunto, di un cambio di paradigma ecologico ed economico. Perché se non riusciamo a capire che le nostre azioni devono, hanno un valore da un punto di vista della nostra conservazione e della conservazione degli ecosistemi, perché non riusciamo a coordinare in maniera importante le azioni che possiamo sviluppare. Pensare localmente, pensare globalmente e agire localmente, no? Questo slogan che era importante da un certo punto di vista, però presupponeva una consapevolezza di azione scalare tale per cui l'azione che io facevo ad una scala locale si ripercuoteva ad una scala più vasta e quindi ad un livello importante. Quindi aveva il peso della trasformazione. Adesso diventa importante agire in maniera finalistica sulla formazione, sulla partecipazione, sulla competenza, perché tutto questo poi deve sfociare nell'aumentare la competenza di chi poi sviluppa la pianificazione delle azioni. E sempre di più questa consapevolezza deve essere diffusa, perché solo così allora le azioni che noi andiamo a svolgere, che possiamo, diciamo così, sviluppare a diverso livello, poi possono avere un'incidenza importante. Perché uno tra l'altro dei problemi grossi di questa mancanza di consapevolezza è il fatto che, come posso dire, i temi siano sviluppati in maniera settoriale, no? Settoriale e separata. Per cui pensate solo ritorniamo al tema delle acque. Il tema delle acque sembra che il tema della qualità delle acque sia completamente separato dai temi della gestione dell'agricoltura oppure della gestione della città. Diceva prima Francesco, proprio uno dei problemi più grossi è la gestione dei rifiuti liquidi, diciamo così, no? Quando poi addirittura i romani, con la cloaca massima, che è ancora in funzione, ci insegnavano come gestirli sotto un certo punto di vista. E quindi il tema chiave è proprio legato a aumentare sempre di più questa consapevolezza e questa forte competenza che dobbiamo portare avanti in maniera tale per cui le azioni che noi andiamo a fare siano azioni di spessore e non palliativi o azioni di bandiera, diciamo così, perché solo in questo modo noi riusciamo
sviluppare quella transizione ecologica che diventa importante. Volevo farvi un esempio che forse è un esempio anche un po' tirato in un momento come questo in cui siamo tutti sottoposti a un lockdown, a un progressivo lockdown, eccetera. Però i morti per Covid al mondo sono circa 3 milioni, 2 milioni e mezzo, no? Da quello che sono le stime ultime. I dati dell'OMS riguardo alle morti per inquinamento da traffico e da, parliamo di città, no? Quindi da polveri sottili e quant'altro, sono oltre 7 milioni. Allora questo ci dovrebbe far pensare, senza dover andare a, diciamo così, porre dei confronti che possano essere anche fuorvianti, però avere la consapevolezza che le città non possono essere più gestite in quel modo lì, e nello stesso tempo le origini del Covid ormai lo sappiamo, l'ambiente naturale non può essere trasformato con questa velocità, perché sennò i virus, dopo hai voglia di fare i vaccini, ammesso che poi si riesca a fare i vaccini, no? Dovremmo vaccinarci ogni anno su qualcosa di nuovo, no? Ecco, dobbiamo recuperare questo equilibrio con l'ambiente naturale, e questo è un discorso incontrovertibile, altrimenti non riusciamo più a riguadagnare. Dobbiamo usare quella frizione per far funzionare quegli ingranaggi, mettere in moto quel motore che ci aiuta ad andare avanti in maniera sincrona con tutto il sistema naturale. Io chiedo anche a Francesco Cavalli Sforza se rispetto a questo tema vuole aggiungere qualcosa, ovvero se vuole segnalarci dal punto di vista appunto della sua cultura ed esperienza quelli che sono degli altri campi o alcune questioni che ritiene appunto cruciali per ripensare il rapporto fra uomo e ambiente o sistemi insediativi. Quindi cerco di seguire questa linea che Riccardo ha sottolineato con la risposta precedente. Anch'io vorrei portare avanti e rafforzare il discorso che ci ha appena fatto Riccardo, perché davvero la chiave fondamentale è questo cambio di paradigma economico ed ecologico. È l'unica strada che ci porta a superare questa crisi senza ridurre il pianeta metà acquitrino e metà deserto. E questo può incidere moltissimo sul futuro delle città, perché le città si trovano in questo momento, direi, ad un bivio, ad una svolta, sono un po' al cuore del possibile cambio di paradigma. Cerco di spiegare perché. Le città oggi vivono una doppia tendenza, una tendenza a fuggire e una tendenza ad insediarvisi. È vero che a livello planetario continua ad aumentare il numero degli abitanti delle città, e che soprattutto in Africa, Asia e America Latina la popolazione continua a trasferirsi verso le città, ma al contrario in tutto invece il nord del mondo la tendenza è a lasciare la città, sostanzialmente per i problemi legati all'impatto ambientale di cui chi vive nelle città fa quotidiana esperienza. E questi problemi sono la disponibilità di acqua, di cibo, di energia e la loro qualità, sono l'inquinamento, sono lo stress, si pensi solo all'aumento vertiginoso dei suicidi in un paese come il Giappone, che è una civiltà urbana, molto un ambiente artificiale estremamente sviluppato, efficientizzato e super stressato. Ora, questo va a portare una ridefinizione sia delle città sia del loro territorio, che in un certo senso subisce questa inversione, no? Il territorio
si svuota di emigranti dalle campagne e non che si riempia, ma riceve invece immigrati dalle città. Le città sono sempre vissute in dipendenza e in rapporto con il loro territorio e non potrebbero vivere altrimenti, perché praticamente tutto quello che si consuma nelle città viene prodotto al di fuori delle città, che sia cibo o che siano prodotti di tipo industriale comunque. La necessità di un rapporto armonioso con il territorio, in un certo senso, va, a mio modo di vedere, a svuotare le città nel corso di questo secolo e più ancora nei secoli a venire, verso la creazione di tanti, tantissimi piccoli centri distribuiti che si svilupperanno come un'alternativa alla città perché saranno in grado di raggiungere più facilmente un equilibrio sostenibile con l'ecosistema in termini di produzione locale di cibo e di energia. Ora, qui bisogna anche far entrare una considerazione fondamentale. Io penso che siamo nel cuore della più importante rivoluzione che l'umanità abbia conosciuto dai tempi della rivoluzione agricola. Sto parlando della rivoluzione digitale. Oggi è sempre di più a ritmo accelerato, la maggior parte delle operazioni sono possibili attraverso lo strumento digitale, esattamente come questa conversazione che ci stiamo facendo oggi, che avremmo potuto farcela anche un anno fa, 2 anni fa, però 2 anni fa l'avremmo fatta magari trovandoci in qualche posto, magari qualcuno l'avrebbe filmata, no? Naturalmente ci sono svantaggi, ma ci sono anche il fatto che ci possiamo parlare così a distanza e diffondere poi ad altri le cose più importanti fra quelle che ci siamo dette, no? Al tempo stesso, l'automazione sta spostando il lavoro dagli uomini alle macchine, come sappiamo, e saranno, credo, circa un 30% dei posti di lavoro che solo in questi prossimi 10 anni, più o meno 15 anni, saranno perduti a favore delle macchine. Questo è un altro aspetto assolutamente fondamentale, perché questo va a ridefinire anche le nostre attività come uomini. In generale, fin da quando esiste la civiltà umana e da prima ancora, abbiamo cercato di fare lavorare prima gli animali e poi le macchine per noi e abbiamo cercato di liberarci del lavoro. Ora, il fatto che arriviamo a liberarci dal lavoro in una misura che del tutto impensabile in passato, va a liberare una parte enorme dell'umanità dalla necessità di lavorare. O che diventerà tutta questa parte dell'umanità delle masse gigantesche di disoccupati in miseria, o che si modificherà la nostra società in modo da sfruttare l'intelligenza e le capacità di tutte le persone che si saranno liberate dalla necessità quotidiana del lavoro. Questa può essere una svolta importantissima, a mio modo di vedere, è il possibile inizio della storia umana, nel senso che finora siamo vissuti nella preistoria, proprio per via del rapporto di dominio e sfruttamento che abbiamo impostato sia sull'ambiente sia sugli altri esseri umani, perché la storia della civiltà umana è la storia dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo e dello sfruttamento della natura da parte dell'uomo. Possiamo essere molto orgogliosi delle conquiste della civiltà che indubbiamente sono state numerosissime, ma dobbiamo renderci conto che è stato proprio il paradigma su cui abbiamo dato le nostre civiltà a portarci alla crisi attuale e a situazioni ben peggiori se non affrontiamo questo cambio di paradigma.
L'ultima domanda vuole essere concentrata ancora, diciamo, sul ruolo delle città o comunque degli insediamenti densi, dei sistemi insediativi densi, diciamo così. Molte cose sono già state dette. Certamente il ruolo e il rapporto dell'uomo con la città è forse anche stato ambivalente nel corso dei secoli, nella misura che da un lato è centro propulsore, importante, economico, di innovazione, di libertà anche individuali e collettive, e dall'altro però è un luogo, come voi anche richiamavate, con uno sfruttamento di energie in senso lato importante, quindi un luogo di uso delle risorse. Io appunto vi chiedo su quali elementi dovranno i sistemi urbani investire per ricostruire un nuovo rapporto con l'ambiente, o comunque un rapporto diverso, se non più, appunto, più equilibrato. Già Cavalli richiamava questo rapporto, appunto, che è insito nella storia delle città, fra città e territorio. Quindi su quali elementi secondo voi bisogna investire? Una domanda ampia, ma se volete segnalarci alcune questioni. Ovviamente possono essere sia questioni specifiche, oltre, come avete già in realtà detto più volte, una consapevolezza e un paradigma diverso, quindi possiamo andare sia su campi di lavoro specifici che, come dire, un approccio differente che volete segnalare. Se posso anticipare, Francesco, la prima cosa da prendere in considerazione è proprio recuperare da parte della città il suo rapporto con il territorio. Ed un rapporto funzionale con il proprio territorio, in modo tale che gli effetti fuori scala siano il meno pesanti possibili. È facile, dicevo prima che l'Italia potrebbe essere un grande campo di sperimentazione da questo punto di vista, un po' più difficile per le grandi metropoli, evidentemente, perché i milioni di individui ovviamente determinano una domanda di un certo tipo. Però diventa inevitabile, come dicevo prima, riuscire a recuperare un equilibrio con le risorse vere di un sistema territoriale. Noi non possiamo pensare di usare qualsiasi tipo di prodotto per l'alimentazione. Ad esempio, faccio un esempio per cucire il tema del kiwi e il tema dell'acqua, no? Pensate solo al kiwi. Voi tutti, l'actinidia, voi tutti l'avete mangiata, come l'ho mangiata anch'io. Una pianta di actinidia in periodo estivo, quindi agosto, luglio, agosto, ha bisogno di 1.000 litri di acqua. 1.000 litri di acqua sono un'enormità in una situazione come quella che descrivevamo prima, in cui abbiamo la necessità di recuperare acqua ad usi plurimi, dove siamo in una situazione in cui l'isoterma sta sempre più salendo verso nord e creando problemi di desertificazione. Per cui il tema di quale sarà la nostra agricoltura che ci permetterà di essere in equilibrio con le esigenze delle nostre città dovrebbe essere uno dei temi importanti da sviluppare e lasciare in un qualche modo da parte questo tipo di situazioni che sono figlie di un tempo che non c'è più, perché altrimenti riusciamo proprio per interessi non collettivi,
perché utilizziamo una risorsa collettiva per degli interessi che sono degli interessi privati sotto un certo punto di vista, perché io posso sostituire benissimo quell'alimento in un altro modo. Quindi il tema importante per me è recuperare questa opportunità di equilibrarsi delle città con il contesto rurale, tant'è che le blu e le green infrastructure che vanno molto di moda in questo momento, ma non è una moda, è una necessità di riuscire a recuperare un territorio che abbia all'interno elementi di grande sostenibilità ambientale, ma quella sostenibilità vera, equilibri in cui le risorse vengono mantenute e vengano recuperate energia e venga recuperata energia e materia. Quindi questo diventa uno degli aspetti, secondo me, importanti per poter riuscire ad avere uno sviluppo futuro, cioè il tema del pianificare l'uso delle risorse in funzione alla loro importanza da un punto di vista del bene pubblico, del bene collettivo. Io dico grazie a Riccardo per questo suo intervento, perché ha messo a fuoco quella che è la più importante delle priorità in una transizione che si riesca a determinare, ed è l'acqua. L'acqua non solo, vuol dire, a tutti i livelli, non solo per le città, per il nostro corpo, ma per il clima, per tutto. Cioè, l'acqua è vita. Senza acqua noi non esistiamo su questa terra. Sarà difficile, molto difficile, colonizzare Marte, ma sarà fin troppo facile desertificare la Terra. Abbiamo una straordinaria fortuna ad abitare in un pianeta pieno d'acqua. E questo è veramente il primo punto da considerare nella transizione ecologica. Io, parlando del futuro della città, vorrei ma solo citare due piccoli esempi incoraggianti. Uno è una città nel nord-ovest della Spagna, di cui confesso non mi viene in mente il nome, ma per voi urbanisti sarà facilissimo individuarla, dove alcuni anni fa hanno deciso di bandire per intero il traffico automobilistico che fosse a benzina o elettrico, e hanno trasformato la città, lasciandola così com'è, hanno trasformato le strade in giardini, parchi, piste ciclabili e così via, con uno straordinario successo non solo in termini di qualità della vita e di felicità degli abitanti, ma anche in termini di successo economico della città, che è diventata dove una quantità delle start-up hanno cominciato ad affluire, che è diventato un centro turistico proprio per il fatto di essersi sviluppata in questa maniera. Ora, pensando del futuro delle città, io penso che liberare le città dal traffico, nel senso di creare solo, come già varie città, anche fortunate delle nostre, sto pensando ad Amsterdam, che si è attrezzata tutta su rotaie, con mezzi pubblici e con piste ciclabili o percorsi pedonali per tutto il resto. Però è una città meno fortunata, perché anche se è una bella città, è diventata molto efficiente, non hanno letteralmente lo spazio per riempire di alberi, di giardini e di prati le città. Una città che si trasforma in un giardino è una città dove la gente abita volentieri. E si tratta semplicemente di ridefinire i mezzi collettivi che portano
la gente a lavorare in città. Però con l'andare del tempo sempre meno la gente avrà bisogno di spostarsi o di vivere in città per lavorare. Questo è molto importante. E un altro esempio molto piccolo, ma che mi fa piacere citare, è di un paese che è più o meno, direi quasi a metà strada fra dove ci troviamo, Riccardo. È Sogliano, un paese della Romagna, dove anni fa hanno creato una catena di riciclaggio dei rifiuti che è diventata, da un lato, la fonte di ricchezza economica del paese, che si è letteralmente arricchito e facendo qualcosa di ecologicamente molto utile, e al tempo stesso è diventato uno sbocco imprescindibile per quelle città italiane che da decenni non riescono nemmeno ad affrontare e gestire il problema dei rifiuti, come Napoli per dire, o altre, che mandano là i loro rifiuti a smaltire. Non ha molto senso attraversare mezza penisola per smaltire dei rifiuti, dico bene, i rifiuti vanno smaltiti molto vicino a dove sono stati prodotti. Comunque è un esempio incoraggiante anche questo di attività future che hanno un senso sia ecologico sia economico. Grazie, grazie Francesco e Riccardo. Allora, per chiudere questo nostro dialogo, che è stato molto ricco e molto bello e credo anche ricco di stimoli per tutti quelli che ci ascolteranno, vi chiedo appunto, tre parole per il futuro. La nostra iniziativa si chiama L'intelligenza della città e su questa locuzione città noi urbanisti potremmo parlare per moltissimo tempo. Ovviamente vuol dire anche l'intelligenza dell'uomo nel rapporto appunto con l'ambiente e i suoi diversi sistemi insediativi. Quindi tre parole che possono essere di consapevolezza, di progettualità o anche di sfida per il futuro che ci aspetta. Al di là del fatto che per me, così come è già stato, tra l'altro nei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, no, i 17 goals dell'ONU, l'Istituto di Stoccolma con Folk ha ribaltato, diciamo così, ha fatto questa torta nuziale, così chiamata, no? Per cui ha gerarchizzato tutte i 17 goals e mettendo alla base di tutto il sistema i quattro goals principali legati alla biosfera, quindi al funzionamento dell'ecosistema. Quindi la base di tutto il sistema è la natura che ti dà le risorse perché la società è in cima l'economia possa funzionare nel migliore dei modi e quindi per me la biodiversità, ma intesa nella sua accezione più larga, da quella genetica a quella ecosistemica, diventa, ma proprio perché la città è dentro a questo processo, diventa un discorso fondamentale che racchiude un po' lo spirito entro cui poi cerco di inserirmi con queste tre parole. La prima parola, l'ho detta anche prima, è la competenza. Abbiamo bisogno di competenza per poter traguardare una transizione ecologica che sia significativa. Vai, Francesco. La mia prima parola chiave è tutto è connesso. Tutto è connesso. Ciascuno di noi è connesso all'intero pianeta. Se non ci creiamo solo il nostro danno, perché le conseguenze delle nostre azioni si ripercuotono ovunque. Innovazioni hanno effetti benefici, ma hanno anche effetti collaterali negativi. L'agricoltura è proprio un grande esempio, è stata la più grande rivoluzione della storia umana, ha permesso a miliardi di noi di vivere sul pianeta, al tempo stesso ha dato il via a tutti quei processi di
di degrado ambientale, di desertificazione e di inquinamento con cui oggi dobbiamo fare i conti attuando una transizione ecologica mai vista prima, ma di cui anche in fondo non c'era mai stato il bisogno prima, ma che oggi diventa irrinunciabile. Quindi la prima parola è tutto è connesso. La seconda parola vengo di conseguenza alla prima, diciamo così, competenza poteva essere presa come ultima della triade, quella di mezzo è formazione. Abbiamo una grandissima necessità di formare, di fare formazione, ma formazione seria, di fare una formazione delle classi dirigenti, di fare una formazione, come diceva Francesco prima, una persona, un politico che si debba occupare di transizione ecologica deve sapere che cos'è l'ecologia, non deve far finta di saperlo, no? Quando Draghi parlava di biodiversità, che ha riconosciuto la centralità degli ecosistemi, io spero che l'abbia capito quello che ha detto, no? Quindi il tema della formazione è quindi che ti porta ad avere una competenza importante, perché in questo momento, ad esempio, in cui si vuole diffondere, sapete, dobbiamo piantare tot milioni di piante, di alberi nella città, eccetera. Aspetto fondamentale nel riacquisire una naturalità degli spazi per far funzionare meglio, come dicevamo prima, la città, ma dobbiamo capire come, dove, e quindi quando si parla di queste cose e poi si vedono determinate potature, per banalizzare un discorso, ma per entrare poi nel merito, quindi competenza e formazione. Pensiero libero. Abbiamo bisogno di sganciarci da modalità di pensiero che hanno imperversato letteralmente per secoli e ci hanno portato anche a questa difficilissima situazione. Pensiero libero è quello di cui abbiamo tutti quanti bisogno per affrontare questa transizione. L'ultima è quella che attraverso, colgo l'assist di Francesco, attraverso un pensiero libero io possa avere la possibilità di partecipare a tutti i processi e poter essere consapevole per potermi formare, e quindi il tema della partecipazione credo che sia estremamente, come diceva qualcuno, democrazia e partecipazione, insomma, il buon Gaber. Per concludere, spirito critico, non dobbiamo credere a quello che ci raccontano i media, non dobbiamo credere a quello che raccontano i politici, non dobbiamo credere alle narrazioni che ci vengono propinate e imbandite da tutte le parti. Bisogna cominciare, come dire, a dare pane al pane, a guardare la sostanza delle cose. Senza spirito critico non usciremo mai da questa stretta, perché voglio dire, insomma, guardiamo a quello che ha fatto la classe politica negli ultimi 40 anni su questo tema del cambiamento climatico e del disastro ambientale. Praticamente nulla. Non esiste una classe politica all'altezza delle sfide a cui ci troviamo davanti. Bisogna che ciascuno cominci con la sua testa a ragionare, no?
E visto che è giusto il tema che riguarda tutti, perché tutto circola nell'ambiente, come abbiamo detto, vorrei anche dire che ciascuno di noi è in grado di portare dei contributi precisi con le sue azioni, anche se non ha alcuna posizione di potere. Mi Grazie. viene da citare Erodoto, scusate, che a un certo punto dice: la cosa più triste per un uomo è comprendere tante cose e non avere potere alcuno. Grazie.